Siamo sempre qua, il freddo è arrivato, si può mangiare un po' di robina, un po' più grassina, anche se non si dovrebbe, ma ogni tanto qualcosa di sfizioso e gustoso e grassoso ci piace. Oggi voglio fare una cosa veramente particolare, della pancetta di maiale. Iniziati i primi freddi, hanno iniziato a ammazzare maiali, poverini loro, ma meglio per noi che mangiamo queste bontade. L'ho frullata un paio di giorni questa carne di maiale che mi ha portato un mio amico, è pancetta di maiale, non ho levato la cotenna perché sennò diventa troppo impegnativa la situazione, ma si può fare anche con la cotenna, non c'è problema. Ma andiamo a vedere subito questa pancetta di maiale con finocchi al forno. Gli ingredienti per 5-6 persone sono un cucchiaio di senape strong di Digione, 3 spicchiettini d'aglio, un po' di bacche di ginepro e un po' di bacche anche di mirto, che ne diamo un po' di gusto mediterraneo a questo maialotto, delle erbe miste come il timo, la salvia e il rosmarino, naturalmente la pancetta di maiale, che non è altro poi che il rigatino, questo qui da crudo. Poi se volete fare rigatino c'è un procedimento di salatura e di pepatura particolare per fare un ottimo rigatino fatto in casa anche. Un bel bicchiere, circa 25 cl di vino bianco, 4 intorno al chiletto di finocchi, sale e pepe in abbondanza e olio di velobono. La prima cosa da fare sarà tagliare i nostri finocchi, anche tutta l'erbetta, i gambi, non c'è problema, tutto va dentro. Facciamo proprio a pezzettini. Abbiamo tagliato i nostri finocchi, circa un chilo, questo mi sembra un po' troppo, lo levo, si mangerà un pinzimonio. Dopodiché schiacciamo l'aglio. Leviamo la pellicina e poi in una teglia da forno bella capiente ci mettiamo 5-6 cucchiai d'olio, no 4, va bene 4. Facciamo scaldare un attimino il tutto. Appena avrà preso bene calore il nostro olio ci andiamo a rovesciare i finocchi e l'aglio. Rimestiamo bene il tutto, aggiungiamo ai finocchi le bacche di mirto e un po' di bacche di ginepro schiacciate, un ramoscello di rosmarino, qualche foglia di salvia e qualche ramoscello di timo. Nel frattempo che soffriggano a modino i nostri finocchi, incidiamo leggermente la nostra pancetta facendo dei tagli in diagonale prima da una parte e poi da un'altra. Saliamo la nostra pancetta sopra dove c'è i tagli, massaggiamola anche un pochino che entri bene dentro la carne, un po' di pepe. Vedete, si sono un attimo imbionditi i nostri finocchi, va benissimo. A questo punto, bella fiamma forte, mettiamo i nostri 2 pezzi di pancetta a rosolare, schiacciando bene in questa maniera qua. Lasciamoli 5 minuti a rosolare a fuoco bello alto, che si formi una leggera crosticina sul grasso. Mi raccomando, ogni tanto muovete i pezzi di carne che non si attacchino, che non si brucino. Le rigirate, passati 5 minuti, controllando che vi ci sia venuta una crosticina sotto. Se non c'è non va bene, dovete farcela venire. Eccoci, andiamo a rigirare il tutto. Vedete, si è formata una leggera crosticina, va benissimo, se no va a finire tutto a schifio. Lasciamo cucinare anche 5 minuti dalla parte sotto, sempre fuoco bello vivo in questo frangente. A questo punto, passati 5 minuti, ci aggiungiamo tutto questo bel bicchiere di vino. Facciamolo andare 5 minuti che evapori un attimo l'alcol. Cerchiamo di spostare dal fondo della teglia ai finocchi, che la carne tocchi proprio sotto, va bene? I finocchi rimangano lateralmente o anche sopra, va benissimo, così avete capito? Perché la carne deve toccare bene la teglia. Non metteteli sopra la carne, che la carne ora dovrà essere messa in forno e dovrà prendere un bel colore. Però prima di fare questo dovrete prendere un bel bicchierozzo di acqua e metterla tutta sopra, quasi, non a ricoprire, ma quasi, arrivare più della metà della carne, che la carne dovrà rimanere quasi ricoperta dall'acqua perché dovrà stufare per circa un paio d'ore nel nostro forno.
Forno, mi raccomando, preriscaldato a 160 gradi, non ventilato. Fate riprendere prima bene il bollore al tegame, perché sennò ci vuole molto più tempo per far riprendere e non va bene. Deve venire come uno stracotto, deve stufare il nostro maiale e allora deve prendere bene il bollore, il calore, il sughetto che c'è qui dentro. Quando ha preso bene il calore e inizia a bollire, lo mettiamo in forno. Per un'ora e mezzo lo teniamo a 160 gradi, va bene, in forno non ventilato. Passata un'ora e mezzo, io gli ho dato un altro quarto d'ora a 200 gradi, forno ventilato, e è uscito fuori questa bellezza qui. Io vado a spegnere il forno perché se no ci si brucia tutto. Guardate lì, guardate che bellezza, eh? Ha cotto praticamente quasi due ore, eh? Ora noi prendiamo il pezzettino, lo appoggiamo un attimino su un piatto. Tanto grasso ha fatto. E ora ci si leva il grasso, non ti preoccupare, Andre. Segno un trucchettino per levare il grasso in eccesso. Intanto si leva anche l'aglio. E per levare il grasso in eccesso è molto semplice. C'è da fare una cosa. Ce l'avete sempre un po' di pane a cassetta, o come si dice noi, bauletto. Dovete proprio asciugare il sughettino facendo questo movimento qua. E qui ci rimane tutto l'olio appiccichè, non l'acqua, perché come ben sapete l'olio tende ad andare su, no Andrea, te che hai studiato? Sì, è leggero. E allora due o tre fette di pane a cassetta, fate questo lavoro qua. Poi questo pane, se siete degli ingordi e avete voglia di farvi male, lo potete anche friggere. Padellino bello caldo, 3 secondi e fate un lavoro di nulla. Ce ne vuole un'altra di fetta, Andre, perché questo è bello carico, lo vedi? Lo vedo, lo vedo. Allora, un'altra fetta di pane, eccola qua. L'olio in più, diciamo quello in più, un pochino ce n'è rimasto, ma un pochino fa bene. Abbiamo eliminato. Ci passo l'ultima proprio per essere bravo e non sentirsi male dopo. Ecco fatto. A questo punto il cucchiaio di senape ce lo sciogliamo bene tutto qua dentro, ci leviamo il ramoscello perché è duro da mangiarsi, e lo mettiamo 2 minuti sul fuoco. Mettete 2 minuti a far ritirare un attimino l'acqua in più, a far sciogliere bene la nostra senape che abbiamo girato più di una volta. E che fare ora? Mentre ritira, noi ci prepariamo già anche questo aggeggino qui a fette, Andre. Il pane si leva, tanto non si frigge noi stasera, Andre. Mi sa che stasera abbiamo già dato. Vado a tagliare. Guardate, si scioglie. Guardate come si taglia, come un grissino. Il coltello taglia, ma la carne è burro, eh. Un po' di più sulla cotenna, ma lo deve fare, eh? Si taglia come un grissino. Appena è stata incisa la cotenna un pochino di più, zacca un attimo. 4-5 fette per ogni commensale mi sembra più che giusto. Questo il meglio deve ancora venire. Ci mettiamo anche un po' di salsina oltre al finocchietto. Mi sembra giusto. Ecco fatto, diamo una pulitina. Ecco pronto un bel piattino per i vostri commensali che si rifaranno la bocca, il viso, e anche non c'hanno nemmeno bisogno di andare dall'estetista. Che dire, c'è da assaggiarlo. Ne. Ma già assaggiato. Però io voglio sentire, non lo voglio sentire con quella robina lì. Guardate, l'ho tagliato con la forchetta, non ve lo vorrei dire. Nemmeno torno uno stromo. Ora lì c'è un po' di grassino, però metto un po' di finocchio per sentirne veramente il contrasto fra questi due sapori veramente eccezionali.
un sapore unico. Unico, veramente, il finocchio ci sta come il cacio su maccheroni. Una cosa divina. Che dire, consiglio a tutti quanti di preporlo ai vostri commensali e vi ringrazio ancora una volta per i 1000 commenti, da quello più bello a quello più brutto, perché anche loro perdono tempo con me e io ne sono contento. Grazie mille, un bacione a tutti quanti e alla prossima.